aiuto che mi prega di mandarla e non so dove andare a prenderlo. Che genere d'aiuto? Soldoni d'argento. Ah, e in cambio di saluti su carta tu vuoi mandarle un aiuto in argento? Vada quel che fai. Continua a leggere. Capirai da quella lettera che bisogna trovare subito quel denaro. Il Lenone. Il Lenone. Mi ha venduto per 20 mine a un soldato, ma a un soldato. Macedone! Che mi porterà lontano, amore mio, alle prossime Dionisie. Egli mi porterà via con sé. Le prossime Dionisie saranno domani. La mia fine è vicina se non si troverà un modo d'aiutarmi. È una lettera piena di tristezza, sentono. Oh sì, davvero, lo è. Come mai non piange? Che ho gli occhi aridi come la pomice. Non riesco a farli piangere neppure se li prego. Come mai? È un male di famiglia. Siamo sempre stati d'occhi asciutti. Avanti, Pseudolo, cerca di venirmi un po' in aiuto. Ah, ma che dovrei fare per te? Ahimè. Ahimè? Vuoi sentirmi dire me? Non preoccuparti per Ercole, lo farò. Sono disperato, non trovo da nessuna parte denaro a prestito. Ahimè. E in casa non c'è il becco di un quattrino. Ahimè. E quel dannato si porterà via domani la mia donna. Ahimè. Ma ti sembra questo il modo d'aiutarmi? Ma ti do quel che ho. E ti lamenti in casa, ne trovo una riserva inesauribile. Per me oggi è finita. Ma non avresti da darmi in prestito una dracma che ti restituirò subito domani? Penso che non riuscirei ad ottenerla neppure se in cambio vendessi me stesso. Ma tu che vorresti farci con la dracma? Mi voglio comprare una corda. Ma per fare che? Per impiccarmi! Ho deciso che prima che scenda la notte, io la notte l'avrò raggiunta! Sì, e dopo chi mi restituirà la dracma? Non c'è dubbio! Io non posso del tutto vivere se mi si separa dalla mia donna e me la si porta via! Che stai a piangere, stupidone? Tu vivrai, eh? E come potrei non piangere quando non ho sotto mano neppure un soldo? Da quanto ho capito da questa lettera, a meno che tu non vada a piangere per lei lacrime d'argento, tanto vale stare con gli occhi asciutti. Ma non preoccuparti, io non ti lascerò solo con il tuo amore. Spero proprio di riuscire oggi stesso, con mezzi onesti, o se no con i miei soliti, a far saltare fuori da qualche parte un bel aiuto in denaro. Da che parte non saprei dire, ma so certo che verrà fuori. Oh, tant'è vero che mi balla il sopracciglio. Come vorrei che fosse vero! Ti basta se io oggi faccio sì che quella donna sia tua o che ti procuro le 20 mine? Ma certo che mi basta, ammesso che ciò si realizzi! Chiedimi 20 mine per essere certo che farò quel che ho promesso. Chiedimile per Ercole, sono ansioso di impegnarmi con una promessa. Mi darei oggi 20 mine d'argento? Sì, che te le darò. Adesso smettila di essere noioso. E ti anticipo questo, perché tu poi non dica che non ti ho avvertito. Se non riuscirò con altri, le scucirò a tuo padre. A mio padre? Sì, a tuo padre. La rivuoi la tua donna, sì o no? A mio padre! Ma certo! E per non farti mancare nulla, tenta anche con mia madre, così siamo più sicuri. Ma sì che lo farò! E adesso basta, questo affare non pensarci più. Dormi su due guanciali e su tutti e due gli occhi. No, sugli orecchi. Ah, troppo comune, così è più originale. E adesso invito tutti, perché nessuno possa dire di essere stato avvertito, tutto il popolo che donato, tutti i conoscenti e amici, a guardarsi da me per l'intero giorno. Vieni con me. Va bene, ma ti prego, rileggi per me la sua lettera, così mi sembrerà di parlare con lei.